Fidati di me, la pancia ce l'abbiamo tutte, magari non proprio tutte tutte e magari in forme un po' diverse, ma anche quando, che problema c'è se tieni a mente questi 9 salvavita? Io sono Sara e sono la consulente d'immagine e una fashion stylist. Il primo errore che secondo me commetti anche tu è quello di indossare gli abiti stretch. Ebbene sì, so cosa stai pensando, Sara, ma gli abiti elasticizzati sono comodissimi, saranno anche confortevoli, ma andranno a segnare ogni centimetro del tuo addome, anche le parti che vorresti tenere in secondo piano. Attenzione perché non ti sto dicendo di scegliere unicamente capi rigidi e senza un minimo di elastan al loro interno, ma semplicemente di preferire dei capi che siano strutturati, il cui tessuto sia composto da fibre che abbiano un certo peso. Sostanzialmente il capo deve accompagnare le tue forme senza però andarle a segnare. Esiste una regola fondamentale da seguire se si vuole dare l'impressione di avere la pancia piatta. Sai qual è? Quella dei tre colori, ovvero giocare con il layering. In particolare andare a creare un outfit monocromatico tra la parte superiore e la parte inferiore, quindi banalmente scegliere una maglietta e un pantalone che siano dello stesso identico colore, possibilmente scuro. Non esiste soltanto il nero, potresti optare anche per il blu, per il bordeaux, per il verde petrolio. Abbiamo tantissime sfumature di colori scuri pieni e andare poi a indossare sopra un blazer o un cardigan chiaro. Questo è un abbinamento top per l'autunno, l'inverno, ma anche volendo per le mezze stagioni e lo puoi tranquillamente ricreare anche in estate andando a scegliere un capo per la parte superiore, quindi un soprabito, diciamo così, che però potrebbe tranquillamente essere anche una camicia di lino. L'effetto è incredibile, la figura verrà slanciata moltissimo visivamente, la tua parte più morbida sarà improvvisamente di marmo. Il terzo salvavita che voglio condividere con te si riferisce a un errore da non commettere assolutamente, ovvero quello di scegliere una cintura molto sottile e andarla a posizionare sul punto vita o addirittura proprio sulla nostra pancia. Nulla di peggiore perché ovviamente la cintura molto sottile andrà a far apparire la nostra pancia ancora più piena di quello che in realtà è. Perché? Perché la pancia, essendo morbida, ha bisogno di capi e accessori che seguano le sue proporzioni. Quindi di conseguenza, come ti dico sempre, tutto deve essere in scala per noi. Se noi andiamo a posizionare un accessorio molto sottile, molto piccolo su una parte più grande, questa sembrerà ancora più grande. Per questo ti consiglio di optare per una cintura più alta e possibilmente un abito morbido. Quindi al massimo vai a segnare il punto vita o il punto sotto al seno, ma ti assicuri che la pancia rimanga completamente in secondo piano. Ancora peggio quando si sceglie di indossare una cintura molto bassa di colore bianco, per esempio, su un abito aderente monocromatico nero. Nulla di peggio per andare non solo a tagliare la nostra figura, ma proprio per andare a enfatizzare il nostro punto che invece vorremmo tenere in secondo piano, lontano dagli sguardi altrui. Brevissima interruzione all'elenco dei 9 salvavita per valorizzare la propria fisicità, perché ci tengo a ricordarti che sul sito di Impira sono disponibili gli ultimissimi prodotti, bracciali e collane che secondo me possono davvero fare una grandissima differenza all'interno del tuo look e distogliere subito immediatamente l'attenzione dalla tua pancia. Perché dai, diciamocelo, con una collana così o un bracciale così, chi è che va a guardare il tuo addome? Secondo me nessuno, ma ne sono sicura proprio. Quindi se anche tu vuoi rendere unico e particolare il tuo outfit, non passare inosservata, ma soprattutto avere un tocco di stile che poche altre persone, direi quasi nessuno ad oggi, ancora ha, sai dove andare. Ti lascio tutti i link nell'info box, secondo me sono rimasti dei pezzi davvero molto belli che meritano di entrare a far parte della collezione di qualcuno di voi. Io come sempre ti ringrazio tantissimo per tutto il supporto e per l'amore che mi dimostri ogni giorno proprio per questa mia collezione firmata Impira. Quarto punto, ci vuole illuminare sulla silhouette bodycon, ovvero su tutti quegli abiti e gonne molto aderenti, un po' il modello a tubino, che spesso sono da evitare. Attenzione, non sono per forza di cose da eliminare nel nostro guardaroba. Diciamo che essendo così aderenti, così attillati, andranno sicuramente a mettere in evidenza tutte le nostre forme, che per certi versi può essere un pregio, ma per altri potrebbe essere un qualcosa che va a mettere in crisi, soprattutto quando poi vediamo come la pancia venga segnata, enfatizzata. Solitamente mi capita di vedere questo modello di abito all'interno dei guardaroba di donne che hanno una fisicità minuta,
magra, ma comunque la zona dell'addome più morbida. Ecco, attenzione, perché in questo caso diciamo che ci sono due consigli per andare comunque ad indossare un modello così, se piace particolarmente. Il primo è di utilizzare la biancheria intima modellante e contenitiva. Può essere di grande aiuto perché sicuramente andrà a dare una forma al nostro addome che magari farà proprio a caso nostro, ci piacerà e quindi andrà subito a rendere molto più omogeneo e molto più armonioso proprio il nostro fisico. Altrimenti il secondo consiglio, se stai comprando un abito del genere o una gonna del genere, ricordati che il tessuto deve essere spesso, deve essere grosso, perché andrà sicuramente a vestire meglio le nostre forme e a darle anche proprio già di suo una certa impronta. Quinto salvavita è legato alla scelta del modello peplo, sia per la parte superiore, quindi sia per i top, ma anche volendo per i vestiti. È una silhouette che io trovo elegantissima, ma che al contempo può essere portata anche facilmente nella vita di tutti i giorni. Perché è utile questa silhouette? Perché, come vedi, ha questa balza sulla parte inferiore per quanto riguarda il top, che va a nascondere perfettamente la zona più morbida del nostro addome. Mi raccomando di prestare attenzione alla lunghezza della balza, che ovviamente deve essere abbastanza lunga per coprire la pancia, ma non troppo, altrimenti l'effetto poi sarebbe poco armonioso. Lo stesso concetto lo ritroviamo anche sull'abito, che può essere per esempio utilizzato per le cerimonie se indossato con gli accessori giusti, ma volendo anche nella vita di tutti i giorni con una scarpa bassa. È di certo uno stile classico, ma se rientra all'interno del tuo guardaroba è un vero must da avere. Arriviamo poi al sesto consiglio, che ci suggerisce di optare per capi dall'orlo asimmetrico, soprattutto tutti quei capi che si fermano proprio all'altezza della pancia o poco sotto. Perché? Perché l'orlo asimmetrico andrà a confondere, andrà a creare movimento, slancerà molto la fisicità andando a nascondere completamente l'addome. Ti consiglio di preferire questo orlo soprattutto rispetto a quello dritto che si ferma proprio all'altezza della pancia. Ricordati infatti che il capo non deve mai cadere su quel punto. Piuttosto, se vuoi una lunghezza crop, quindi una lunghezza che si fermi là, prova a scegliere un modello a cascata o un maglione con taglio asimmetrico. Prova a creare movimento proprio a quell'altezza. Il settimo consiglio è quello di non scegliere modelli di pantaloni paper bag o comunque tutti quei pantaloni che presentano grandi dettagli sulla zona della pancia, perché ovviamente andranno ad aumentarne il volume. A proposito di pantaloni, ti suggerisco di provare il classico modello con pants, che al contrario del modello precedentemente nominato va a slanciare e snellire la nostra fisicità, proprio perché la pants andrà a creare quell'apertura, quello spazio in più che in qualche modo visivamente allungherà le nostre gambe e soprattutto snellirà la zona della pancia. Mi raccomando però che la pants non sia troppo ampia, sennò avremo immediatamente l'effetto contrario, soprattutto su una figura petite. E poi devo inserire quest'ultimo immancabile salvavita, ovvero quello di non scegliere la vita bassa su pantaloni e gonne. Lo so che lo sai, ma so anche che da quella parte c'è qualcuno che ancora la indossa. Devo dirti perché? Penso non ci sia bisogno, penso che queste immagini parlino da sole, però a volte ci caschiamo, a volte ci impuntiamo dicendo no, ma secondo me mi sta bene, invece no. Di certo non è il modello più valorizzante per te, piuttosto opta per una vita media, sicuramente meglio. Ci sarebbe davvero moltissimo altro da dire su come valorizzare una fisicità che presenta un addome più morbido, ma spero comunque che questi miei 9 salvavita possano effettivamente rivoluzionare il tuo modo di vestire. Ti ricordo come sempre di lasciare un like e di iscriverti al canale. Io ti ringrazio moltissimo per aver seguito questo video e noi ci vediamo al prossimo.